quello più difficile. E poi hanno fatto sempre così. Ha detto il vigile. Abbiamo fatto 3 video. Mm-hmm. E parlato 12 minuti. Però troppo tecnico e poco dialetto. Come? Non ne sapeva il dialetto. Sì, le sapeva, però parlava più in dialetto. E questo lo sai fare. Uguale gli serve lo stesso a Giuseppe Vitolo. Guarda che sa fare. Giuseppe Vitolo. Chi è? Questo viene a questo scende a Salerno dal 13 al 23, 10 giorni. 10 giorni di Pasqua. Pasqua è il 17. Sì, sta facendo il video. No, non ti preoccupare che dopo cancelliamo l'audio. Rimane lui in accelerato. Acceleriamo il video e... No, lo fa passare un po'. Ah, aspetta, stoppa. Vai. Com'è la situazione? Alla casa. Sono solo io per i diritti ai panni, non vado pure il bagno. Questo va con questo, il blu deve stare nel video, no? Non dovevi fare zoom. Il zoom toglie la qualità delle immagini. Non mi guardare così. Niente, vabbè, non ho fatto in tempo di arrivare qua, che già ha chiamato. E le ho detto, guarda, io cerco di farlo, però non è detto che riesco a fare 2 o 3 persone. Io ti ho detto che c'è la possibilità dei contatti, che ci sono almeno 6 persone. Cercherò il prima possibile di fare questo elenco. Niente, mi ha detto che stava andando... E stavo andando a messa e niente, però non avevo detto niente del video. Dopo le ho inviato i 3 video, quando sono salito qua per la rete, e mi ha detto che comunque sono molto utili, perché il Signore ha sollevato degli argomenti che lui non aveva preso in considerazione. Vabbè. Questo è difficile però, eh? Mm-hmm. Sono 3 minuti. Stai scivolando? No. E dopo Daniele non mi vuole fare vedere il freccia rosa. Io volevo vederlo montato, è troppo complicato. No, ma il problema è quando salivo sul divano, per sbaglio... Oh, chiamate in arrivo! Ho calpestato e si sono staccate...